Benvenuti al Tour de France Preview Show. Siamo tornati dai nostri amici del Bike Fella, siamo tornati anche da Teddy Merckx e siamo tornati da Girona perché abbiamo fatto molti contenuti per voi in questi ultimi giorni. Penso e siamo che si usciti veda. Amici sul serio. Sì. Cioè, guardate che roba, guardate che strinata. Do you ringo per me e Giorgio? Anche perché avevo così tanto segno del ciclista neanche quando correvo. No, esatto. No. Iniziamo la puntata. Questa sarà l'edizione numero 106 del Tour de France, ma in realtà la maglia gialla esiste soltanto da 100 edizioni. Quindi compie 100 anni la maglia gialla, ma andiamo con le tappe. 21, come ovviamente sempre. Come tutti i grandi giri, 7 tappe per velocisti, 1 cronometro individuale e 1 cronometro a squadre. Poi ci sono 5 tappe di media difficoltà, 7 tappe di montagna con 5 arrivi in salita. Totale 3.460 km. Partiamo subito col vedere le tappe, quindi mi metto gli occhiali. Gli occhiali così per leggere meglio, perché comunque ci sono i nomi in francese che li leggi tu, Giorgio, le perché io, sai vabbè. Che io con il francese ho un brutto rapporto. Tour de France, ma si parte dal Belgio. Le prime due tappe sono in Belgio, precisamente a Bruxelles, la prima è proprio Bruxelles. Tappa particolare perché si fa il muro di Gramont, la salita simbolo del muro Giro delle Fiandre. Muro storico del Giro delle esatto. Fiandre che negli ultimi anni era stato tolto. Poi è stato messo un po' in anticipo, sì, diciamo, non è sì. stato più decisivo come era una volta col percorso classico. Però sicuramente non farà sfracelli perché oltre ad essere un muro, una salita corta, sì. è molto lontano dall'arrivo. Il giorno dopo, crono squadre, sempre a Bruxelles, di 27 km. A mio parere non dovrebbe creare un gap esagerato tra i big, perché i big comunque hanno squadre molto attrezzate per questo tipo di prova. Penso che gli stacchi dovrebbero stare sì, insomma, sarà importante non perdere stretti. Tempo fondamentalmente. Sì. I corridori che sanno che hanno squadre meno attrezzate vanno a cercare di limitare il più possibile i danni fondamentalmente. Terza tappa, Binche-Herpenay, 214 km. Tappa piatta. Tappa piatta, che però c'è un finale del gira salita che magari potrebbe creare qualche fastidio ai velocisti più pesanti. Tappa adatta a Sagan, diciamola sì. tutta. Vabbè, ma tappa adatta a Sagan è un po' generico. Perché... Sì, però le tappe con l'arrivo in gira salita su un leggero strappo sono le sue. Quarta tappa, Reims-Nancy, 215 km, questa volata sicura, completamente piatta, classica sì. tappona super scampo. Entusiasmante del Tour. Quinta tappa, Saint-Dié-des-Vosges, Colmar, 169 km, questa è una tappa con solo 2 GPM, però insomma interessante perché ci sono tanti saliscendi, potrebbe succedere si inizia, qualcosa. Si inizia a salire, in alto si inizia a vedere che aria tira magari anche a livello esatto. di condizione tra i big. Sesta tappa invece molto interessante, Mulhouse, la planche de Belleville, 157 km ma con 5 Grand Prix della montagna, quindi sarà... Il primo vero e proprio tappone, il sono quelle primo tappe appello, cattive diciamo. Dell'Alsazia con tanti muri duri, salite insomma che abbiamo affrontato anche noi, il Ballon d'Alsace, insomma sono salite che non sembrano durissime, però se fatte forte fanno male. Soprattutto con 35 gradi. Specialmente l'ultima, la planche de Belleville, che quest'anno sarà affrontata da un versante inedito con un pezzo finale con pendenze oltre 20%, il 20%. 20%, quindi provate a immaginare. Settima tappa, Belfort, Chalon-sur-Saône, 230 km. Chalon-sur-Saône, avrei dovuto leggere lui perché sai, Chalon-sur-Saône mi veniva bene. 230 km, completamente piatta. Insomma. Tappa dalle mille emozioni, insomma. Ottava tappa, Mâcon-Saint-Étienne, 190 km, invece 199 km. Questa invece è la classica tappa pianura francese. Spiega cos'è la pianura francese. Sono praticamente strappi, ma non strappi, perché è la strada che fa questa specie di onda continua, è un vallonato costante, ma con la parte che sale anche a volte piuttosto lunga, sì. non la fai di slancio venendo dalla discesa, eh? Quindi una tappa che potrebbe essere adatta alle fughe o se c'è qualcuno che deve recuperare minuti e magari c'è anche vento. Io insomma. Dico tappa adatta alle fughe. Alle fughe, vabbè, sì. Arrivano spesso le fughe, quindi probabilmente sarà. Successivamente Saint-Étienne-Brioude, 170 km ancora, molto probabilmente velocisti. Per mettere a posto le gambe, per la tappaccia. Poi andiamo alla decima tappa, Saint-Fleur-Albi, allora, 218 km. Hai nominato una città, Albi, che mi è rimasta nel cuore. Io ho fatto in carriera solamente un Tour de France nel 2013, ero con la Cannondale, la ex Liquigas, andammo là con Peter Sagan, ovviamente capitano, si puntava la maglia verde, Sagan cade alla prima tappa,
si disintegra, aveva tutta la schiena completamente grattata, gambe, braccio, un disastro. Però nonostante la brutta caduta porta a casa secondi posti, terzi, era sempre lì, ma non riusciva a dare la zampata. A battere i velocisti più. Non riusciva a battere i velocisti, i corridori più veloci. La tappa, settima tappa, Montpellier Albi, decidiamo di far saltare il banco. A 120 dall'arrivo ci mettiamo in testa con tutta la squadra. C'era anche Moreno Moser, De Marchi, Sabatini. Ci mettiamo in testa, ritmo forsennato in salita. C'ero anch'io, io in salita non tiravo, ho tirato dopo in pianura. Saltano Kittel, Cavendish, Greipel. Le loro squadre li aspettano per riportarli dentro, ma niente da fare. Rimangono in 100 corridori dietro praticamente, in 100 davanti con solo noi che tiriamo. Intanto erano anche andati via tre corridori, abbiamo tirato fino all'arrivo. Io sono arrivato, avevo i crampi anche dietro le orecchie. Cioè, mi ricordo uno sforzo disumano. Però volata finale e Sagan batte Degenkolb. Non poteva non vincerla. Veramente, quella se la ricordo ancora, mi ricordo poi lui dopo la tappa venne a ringraziarci e disse: ragazzi, oggi mi avete salvato il culo. Senza di voi non avrei mai vinto. E quella mi è rimasta nel cuore perché è stato l'unico tour che ho fatto, è stata, diciamo, la prestazione di alto livello che più ricordo, a livello proprio di squadra e anche individualmente. Chissà quanto vi hanno odiato le squadre di altri velocisti. No, ci hanno maledetto, però ci hanno anche riconosciuto di aver fatto qualcosa di veramente grande. Io mi sono fatto i crampi, avevo proprio le contratture fino a Parigi, però comunque la condizione c'era e ho finito il tour molto bene, diciamo. Dodicesima tappa, Toulouse, Bagnères de Bigorre. Non è la classica tappa dura, dura pirenaica che di solito arriva a Bagnères de Bigorre, però insomma ci sono due salite vere come il Périssourde e Orquel d'Ancizan. Stavolta non sono riuscito a leggerlo bene. Io credo che già in una tappa del genere chi vuole provare a far saltare il banco, chi vuole provare a fare classifica in maniera decisa e magari vincere ovviamente, deve iniziare a testare un po' la condizione degli avversari. Anche perché sarebbe interessante cominciare a mettere un po' in crisi i corridori magari più forti a cronometro, anche perché il giorno dopo, tredicesima tappa, c'è la Po-Po. La Po-Po? La Po-Po. Tipica Po-Po. Cronometro individuale di 27 km e quindi insomma se si riesce a portare lì un po' rosolati i cronometri non sarebbe male. Fortunatamente nei tour moderni le cronometri individuali sono più corte, quindi non teoricamente non fanno sfracelli come le facevano una volta 15 anni fa, che facevano anche 60 km a cronometro lì. Secondo me si creano troppi disequilibri, però in questo caso 27 km sono in condizione non dovrebbe perdere troppo. Esatto. Quattordicesima tappa da Tarbes a Tourmalet, tappa decisiva, molto corta, 117 km. Il Tourmalet si arriva in cima, è anticipato dal Col du Soulour. E dopo il Soulour saranno Dolour, perché il Tourmalet è lungo ben 19 km con una pendenza media del 7,4%. Tra quindi l'altro, Dolour, ma proprio vero. Tra l'altro, è raro vedere il Tour de France che arriva in cima al Tourmalet. È stato affrontato tantissime volte, la salita in assoluto più affrontata. Quante Tour volte? De France. 80 volte, tipo. Tante volte, non mi ricordo il numero preciso. Era più affrontata in assoluto, solo 8 volte sono arrivati in cima al Tourmalet. Quindi sarà spettacolo sicuramente. Tappa Dolour, corta così, molti fa male. Dolour. Quindicesima tappa che chiude la seconda settimana del tour, una tappa inedita, Limoux, Foix Pradalbi, 185 km con 3 GPM, anticipare la scesa finale di 12 km a 7% di media. Potrebbe essere una tappa da fuga perché quando i corridori per il tour iniziano ad essere stanchi c'è la partenza in salita, chi ne ha ed è fuori classifica scatta, attaccano e quindi è difficile controllare la corsa, se va via gente fuori classifica vengono lasciati andare dalle squadre dei leader. Anche perché quando il giorno dopo c'è riposo tanti sparano le ultime cartucce che sono rimaste, quindi cercano di attaccare, picchiare più forte del solito, quindi si potrebbe arrivare alla fuga sicuramente. Sedicesima tappa, dopo il giorno di riposo per iniziare la terza settimana, la Nîmes-Nîmes, quindi tappa un grande giro. Sì, parte da Nîmes 70 metri sul livello del mare e arriva sempre a Nîmes 35 metri sul livello del mare. E partiranno no? dalla collina in città. Partono forse da una collinetta, non lo so, comunque tappa piatta esatto. Per velocisti. Come la tappa successiva, 17esima, Pont du Gard Gap, 206 km. Gap però è un nome che molti ricordano, è molto vicino alle Alpi, da lì di solito si arriva, si parte. L'ultima quiete prima della grande tempesta delle ultime tappe dove si farà sul serio.
18esima tappa, Embrun-Valoir, 207 km, probabilmente la tappa regina del tour perché sono tre GPM veramente storici, il Col du Vars, il Col de l'Isoar e il mitico Col du Galibier. Si va ovviamente oltre ai 2500 metri di altitudine, una tappa che sicuramente farà molto male anche perché ricordiamo siamo nella terza settimana e le energie per tanti saranno all'omicino. 19esima tappa, Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes, solo 123 km. Sì, ma 123 km conditi molto pesantemente. Anche perché l'arrivo a Tignes sono 7,5 km al 7%, poi di solito le tappe così corte, insomma, tappa da juniores come chilometraggio, di solito fuochi accende le mici. Fuochi d'artificio. Peccato sarà un problema anche per chi dovrà fare il gruppetto, chi dovrà salvarsi. Noi parliamo sempre dei big, di chi fa la corsa in salita, ma c'è tutta la parte di corridori dietro, abbiamo parlato anche al giro. Più la tappa è corta e meno tempo ci vuole per percorrere ovviamente, quindi meno è il tempo massimo che c'è a disposizione per arrivare, quindi bisogna andare spingere. Forte essenzialmente. Ultima tappa, insomma non l'ultima, ma l'ultima tappa vera, dura, la 20esima tappa. L'ultima resa dei conti, la resa dei conti finale, possiamo chiamarla così. Albertville, Val Thorens, anche questa corta, 131 km. Però c'è l'arrivo al Val Thorens di 30 km di salita, 33 km di salita. Molto spesso al 10% dipendenza media. La salita quindi regolare, insomma, non sale, non è durissima, sono dei tratti un po' duri, però 33 km arriva in quota, lì si decide il tour. Però è l'ultima fatica e poi ci sarà il paradiso di Parigi, la passerella finale sugli Champs-Élysées. Io Giorgio ho un bel ricordo di Champs-Élysées. Ma infatti, ma volevo chiederti, è davvero una passerella? Perché a vederla tra pavé, strade leggere a salita. Allora, la passerella è all'inizio, quando si parte veramente a passo d'uomo, si fanno due ore di gara molto piano, si parla, si ride, si scherza, ma una volta entrati nel circuito di Champs-Élysées, ragazzi, non si scherza. Cioè, la cosa che rende molto duro quel circuito è il pavé, che non è il pavé quello, cioè ciottolato vero dove fai fatica, in più il rettilineo finale è tutto in leggera salita, quindi si va a pancia a terra e in più comunque hai le sollecitazioni del pavé, sei anche un po' falso piano, sei stanco, cioè ti tiene in piedi l'adrenalina e la voglia, insomma, di terminare questa grande avventura, perché il tour comunque è una grande avventura. Dimmi la verità, Giorgio, ti piace questo percorso del Tour de France 2019? Ma se avessi dovuto farlo, sì. Grazie, anch'io. Cioè, sono tantissime tappe piatte con probabili rivolate, quindi io sarei stato molto felice di un tour così, quindi speriamo sicuramente in Viviani. Però diciamo, a livello di spettacolo non tantissimo, ci sono degli arrivi in salita sì, ci sono delle tappe dure sì, però non così tante come magari uno spettatore avrebbe voluto. E anche le cronometro, insomma, sono due cronometro da 27 km, una singola e una squadre. Quindi diciamo che sì, non è adattissimo agli scalatori puri, non è adattissimo nemmeno ai cronomen, potrebbe fare davvero la differenza la squadra forse. Probabilmente il team Ineos sarà sempre la squadra faro della corsa, anche orfana di Chris Froome, comunque ha ufficializzato la partecipazione Geraint Thomas dopo la caduta al Giro di Svizzera, e poi abbiamo visto anche un Egan Bernal in grandissima forma. Certo, anche la Astana, non scherzo, secondo me è quasi al pari della Ineos come livello di corridori. Fuglsang, che è nell'anno della vita, sta facendo la stagione della vita, quindi potrebbe essere sicuramente un rivale importante per Geraint Thomas e Egan Bernal. Sì, anche perché comunque al Tour già di solito è una delle corse dove la squadra conta di più in assoluto. Con una squadra debole è difficile vincere un Tour. In un Tour come questo, con tante tappe mosse e non durissime, la squadra conta veramente tanto. Caro Giorgione, non dimentichiamoci di Vincenzino Nibali, che è andato là senza velleità di classifica, ma potrebbe veramente regalare sorprese importanti, perché sta bene, partirà sicuramente senza la pressione di dover vincere a tutti i costi, e strada facendo, se la condizione crescerà e si sentirà bene, sicuramente proverà a fare il colpaccio grosso. Siamo arrivati alla conclusione, quindi voi cosa ne pensate del percorso di questo Tour de France? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, diteci se vi piace o se aveste preferito qualcos'altro, insomma, altre salite o più salite, magari meno tappe completamente. Il pubblico preferisce sempre più salite, questo non ci piove. Speriamo che questo Tour Preview Show vi sia piaciuto, mi raccomando un bel like, condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi, diglielo anche te.
Ciao, alla prossima. Ciao.